Ciao a tutti! Ascoltate bene, oggi insieme a lui, Salame Cacciatore Italiano, vi do un'idea semplice e geniale. Si parte dalla pasta fritta napoletana, quindi una besciamella, semplicissima, che poi vado ad addensare, ad arricchire con della provola, tagliata a dadini, la faccio sciogliere piano piano a parte, butto la pasta e affetto lui. Il protagonista, Salame Cacciatore Italiano, va nella ricetta originale, quindi dadini piccolini, che andranno in una pasta, raffreddata perché la voglio al dente, insieme alla besciamella e una spolverata di parmigiano o pecorino. Lasciate tutto bello compatto e date la forma con degli stampini in frigorifero e poi passati in uovo sbattuto con un po' di pepe, farina e ben scolati finiranno ad accogliere il pan grattato, che poi li renderà davvero dei gioiellini, perché tuffati in olio diventano davvero dorati fuori e filanti dentro. Però siamo italiani, altro che macaron, io voglio un macaron di maccheroni, con due C, come cacciatore.